La democrazia ateniese rappresentò quindi sicuramente un grosso passo avanti, ma non dimentichiamo che restò comunque elitaria. Questo perché c'erano delle categorie escluse di diritto, ed erano gli stranieri o meteci, le donne e gli schiavi. Inoltre erano esclusi di fatto tutti quei lavoratori, contadini, pastori, artigiani, che non avevano il tempo, l'interesse e soprattutto gli strumenti culturali per intervenire attivamente. Di fatto, quindi, l'ecclesia fu frequentata e gestita da poche migliaia di cittadini, su un totale che si aggira fra i 30 e i 40.000. La riforma di Clistene fu comunque, pur con i suoi limiti, fra cui l'aver mantenuto in vita l'Areopago, un primo passo, un'esperienza eccezionale che sarà portata a compimento nei secoli successivi.